Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati. Siamo in provincia di Vicenza per seguire la quarta giornata del campionato mondiale di mountain bike orienteering. Oggi spazio alle staffette, le squadre nazionali dunque si sono sfidate, vedremo come è andata, cercheremo di capire soprattutto come sono andati gli atleti azzurri nelle quattro categorie, seniores maschili e femminili, juniores maschili e femminile. A commentare con me questa giornata, questa quarta giornata di gare, Pietro Ilarietti dell'ufficio stampa della FISO e Gabriele Viale del comitato organizzatore. Subito la competizione. Fasi preliminari della partenza, come sempre è necessario dare avvio al programma di registrazione. Vedete che una partenza alquanto singolare, siamo con dicevamo la gara delle staffette e anche la partenza ha tutto un suo rituale. Gli atleti hanno abbandonato la bicicletta, davanti a loro c'è la cartina posizionata a terra, rovesciata naturalmente, non bisogna spirciare, non bisogna capire cosa c'è dietro, vedete come è prontamente nascosta, si attende il via da parte della giuria, qualcuno anticipa ma recupera e quindi si parte in tutta velocità. Ognuno sa dov'è la propria bicicletta circa, c'è qualche anche momento di scontro, si va a recuperare dunque la due ruote, si parte in tutta velocità una volta inserita la cartina nell'apposita tabella e si comincia la gara di questo campionato mondiale mountain bike orienteering. Ancora una splendida giornata di sole ad accogliere gli atleti, tanti atleti impegnati, ricordiamo quattro le categorie, juniores maschili e femminili, seniores maschili e femminili, quattro i titoli che verranno assegnati, questa volta non si tratta di titoli individuali ma a squadre, dunque una sfida tra gli atleti per ogni nazione in gara. Qui Laura Scaravonati pronta, sarà lei la prima frazionista del terzetto e dunque per lei il compito di subito cercare una posizione importante. Stessa fase della gara maschile, stessa procedura come gli elite della categoria maschile, si va a posizionare la bicicletta e qui stavolta, a differenza dei giorni precedenti con la cronometro, quando vedevamo gli atleti sfilare uno alla volta, qui si vanno a comporre i gruppi. Pietro. Sì, è una fase diciamo di studio interlocutorio, è diciamo anche una fase tattica, però il gruppo non rimane compatto per molto tempo perché poi ognuno va per la sua strada, si fanno dei percorsi diversi, ma comunque la somma dei chilometri risulterà la stessa. Siamo con qualche attimo della gara maschile, si abbandona ora perché è un momento di diverso tracciato, ma torniamo intanto anche nella zona di partenza super concentrata. Queste sono le atlete che poi partiranno nella fase successiva, le altre frazioniste, e intanto pronte le prime atlete con un terzetto delle atlete azzurre con Scaravonati, Stella Varotti e poi la terza componente della squadra azzurra che sarà la Cipriani a completare dunque il terzetto, Milena Cipriani, l'atleta altoatesina. Pronte anche le atlete dunque della categoria seniores femminile allo start, vedete c'è il numero di gara stampato sul retro della cartina, subito qualcuno anche mentre sta correndo va subito a cercare di leggere, guardate come ci sia anche qualche momento con qualche sgomitata, Gabriele. È un momento davvero spettacolare anche per il tanto pubblico. Sì, è una giornata con tanti spettatori, è sempre un momento emozionante, via della staffetta, così tanti colori, tanti paesi, questo lo sport segno di amicizia e di aggregazione, quindi veramente un momento molto bello. Tanta gente, dicevamo, in queste giornate, qui vedete che siamo già all'interno del bosco, a Lonte, altra splendida località sui colli berici. Questo campionato mondiale sta portando davvero alla scoperta di angoli davvero incredibili del nostro patrimonio naturalistico, di questa regione, il Veneto, del nostro paese Italia, che sta davvero ben figurando ai fini dell'organizzazione di questo mondiale nei riguardi della Federazione Internazionale, che sicuramente ha dato un plauso per quello che è stata finora l'organizzazione di questo evento, anche fin troppo mediatico per qualcuno. Sì, sicuramente è stata l'immagine dell'Italia è uscita in modo molto alto, l'immagine
del Veneto è uscita bene, la FISO, la Federazione Italiana Sport Orientamento, che ovviamente questi sono anche i campionati della FISO, sicuramente diciamo che sono stati definiti come dei campionati mondiali rivoluzionari per questo format molto spettacolare. Format spettacolare, siamo ad altra partenza, qui siamo con gli junior, junior categoria maschile, dunque ancora spettacolo in questa fase davvero singolare, come una volta si usava nelle partenze con le motociclette che bisognava accendere e poi partire, qui invece corsa a piedi e poi si va quindi a raccogliere la bicicletta e si parte. Qui le altre atlete intanto attendono per la seconda frazione e vedremo poi come funziona e come è stato anche allestito nella splendida piazza sul sagrato di quella che è la chiesa di Alonte e il momento del cambio. Gabriele, qui una gara dove davvero bisogna curare nei minimi dettagli ogni aspetto organizzativo. Sì, è una gara impegnativa la staffetta in quanto c'è una sequenza di combinazioni nella progettazione dei percorsi importanti, c'è un sistema che elabora i punti di controllo, nel senso che tutto il team alla fine deve passare per gli stessi punti e quindi vengono create una serie di forchette per dividere gli atleti e quindi ad Alonte, diciamo, stamattina era una giornata intensa anche dal punto di vista dello staff organizzativo e quindi va fatto il plauso al direttore di gara Paolo Di Berta, responsabile dei tracciatori Beppe Simoni, che hanno saputo comunque allestire tecnicamente una gara che è stata poi apprezzata da tutti proprio per la valenza anche di immagine e di coinvolgimento del pubblico. Via via le varie lanterne numerate che naturalmente contraddistinguono i vari passaggi, tante squadre nazionali, c'è da dire che anche quest'oggi sono annunciate le formazioni nordiche come grandi favorite, Pietro. Sì, come sempre le formazioni nordiche sono grandi favorite, però diciamo che l'Italia schiera ben tre formazioni negli junior e nelle due formazioni elite che sono in grado di ben figurare, si sente che questo movimento sta crescendo, il risultato sembra essere lì, speriamo che venga colto. Se mi consenti una battuta, in prima al lancio la Scaravonati se la deve vedere con la temibile svizzera Maya Rottweiler. È un Rottweiler già dal cognome, quindi sicuramente un'avversaria non facile. Vedete via via dunque le avversarie della nostra atleta, un grande, grande lavoro con Carolina Miceviute della Lituania, un gran lavoro dicevamo in questa prima fase. Si pensa che in una staffetta molto sia importante con l'attività del terzo e dell'ultimo frazionista, ma in questo caso molto importante è mantenere e conquistare quelle posizioni soprattutto nelle fasi iniziali. Qui vedete tanti amici della Danimarca molto numerosi in questa edizione del campionato mondiale in Italia, diciamo che siamo ormai agli sgoccioli perché dopo la staffetta domani sarà la volta della sprint a Sossano, ancora angoli, paesaggi davvero stupendi, qui si corre tra i vigneti, una delle caratteristiche di questi colli iberici, Gabriele. Sì, i vitigni sono una caratteristica, quindi la qualità, tra l'altro anche il nostro main sponsor, insomma i vitigni alle proprie produzioni qui sui terreni di Colli Iberici, e oggi abbiamo nuovamente proposto e proporremo agli atleti l'enogastronomia vicentina, quindi con i consorzi della Soppressa Vicentina, del Prosciutto Veneto, ovviamente innaffiati con i vini autoctoni, e quindi questo permette anche agli atleti di scoprire le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Siamo sopra ad Alonte, la vedete sullo sfondo con atleti, sbaglio o l'Australia è un po' scomparsa, aveva un campione del mondo in carica nella gara sprint, quella in programma domani, li abbiamo visti anche nelle prime giornate e poi un po' scesi. Sì, probabilmente ci si aspettava di più da questi australiani, teniamo però presente che in questo periodo in Australia forse è molto freddo e questo grosso caldo trovato qui potrebbe averli penalizzati. Ovviamente non possiamo sapere quali sono le esatte cause, comunque sono una nazione emergente, ma come sono una nazione emergente, un continente emergente in tutto il ciclismo. E siamo intanto, abbiamo visto con nella gara Elite Piero Turra una tratta lunga rispetto a molti dei primi, la sua tracciatura un po' particolare, eccolo infatti nuovamente Pietro.
Sì, Piero Turra è stato bravissimo perché ha fatto una prestazione direi eccellente. Lui aveva, per questo discorso che abbiamo fatto, che il percorso non è uguale per tutti, ma alla fine la somma dei chilometri risulterà uguale. Lui in questa prima parte aveva una tratta che era più lunga degli altri, ciononostante è arrivato a poco meno di un minuto degli altri, quindi è partito benissimo. Vorrei solo sottolineare che probabilmente la squadra italiana, che adesso è orfana di Luca Dalla Valle, magari con questo suo supercampione avrebbe potuto essere ancora un po' più avanti, ma speriamo che l'anno prossimo, già dagli europei, vedremo una squadra ancora più competitiva. C'è da dire che questo dualismo che si è creato in questi anni Origi Dalla Valle ha permesso al movimento di crescere esponenzialmente, e oggi abbiamo visto veramente stiamo vedendo un risultato eccezionale. E intanto scusa Pietro, perché stavamo vedendo quando gli atleti partono, i secondi frazionisti, i frazionisti successivi non recuperano in questo caso la cartina da terra come abbiamo visto nella fase di partenza, ma c'è una staccionata, per così dire, una zona dove si va via via a sfilare la cartina. Anche qui davvero c'è da parte dei componenti dell'organizzazione grande attenzione, perché c'è in un certo qual modo da assisterli nel recupero della cartina per partire. Sì, ogni concorrente ha una propria cartina, per cui nella staffetta, avendo appunto tre partenze per ogni squadra, bisogna allestire comunque un parterre di mappe numerate in progressione e bisogna stare molto attenti. Ecco, li stiamo vedendo sullo sfondo. Esatto, li vediamo sullo sfondo, l'atleta poi arriva, tocca il proprio compagno, il quale parte e prende la propria cartina, che sul retro ha il numero del pettorale corrispondente, quindi anche un lavoro molto impegnativo, non bisogna sbagliare assolutamente, il minimo errore può invalidare una staffetta, per cui, ma oggi il nostro grande staff tecnico ha saputo di essere uno staff mondiale. Allora siamo intanto con il secondo frazionista azzurro, è Mario Ruggero Brianzolo, è davvero uno degli atleti con tanta grinta. Sì, permettimi di fare veramente un grosso applauso e un apprezzamento a Mario Ruggero, perché è un ragazzo che è padre già di due bellissimi bambini, che lavora come geologo durante la giornata e ha tempo da dedicare agli allenamenti dopo le 6 di sera, quindi un impegno triplo per lui. Intanto scusa, abbiamo visto Laura Scaravonati dare il cambio a Stella Varotti, e dunque mi pare che in questo momento stiamo andando molto bene come tempi, come situazione di gara. Se non sbaglio stiamo mantenendo la seconda posizione con la gara femminile. Sì, siamo secondi, la Varotti ha cambiato, questo è un percorso che le si addice perché è privo di grosse salite, quindi speriamo che Stella sappia mantenere la concentrazione e fare quello che sa fare. Lituania, Lettonia, davvero tantissimi paesi, 30 complessivamente in questa competizione iridata, 400 atleti qui, finlandesi, norvegesi, danesi, un quadro davvero internazionale. Vedete ancora la Polonia, la Francia, la Russia con 39 atleti presenti a questo mondiale. Qui l'Austria, la vincitrice della gara di ieri a Pozzolo di Villaga nella gara sulla media distanza, la Gorig, che dunque si è aggiudicata la seconda medaglia d'oro della categoria elite femminili, davvero un parterre e via via. L'unico che fino a questo momento è riuscito a confermare e a siglare una doppietta è stata la russa Svetlana Poverina nelle junior femminili, e poi invece Sarela nella elite maschile con il doppio oro. Certo, permettimi di dire che Svetlana Poverina però parte da una posizione, diciamo, di vantaggio, perché ha 18 anni ed è già una ciclista professionista, rispetto magari alle nostre ragazze che sono tutte studentesse. Ecco, coloro che ci stanno seguendo e non sono gli appassionati o coloro che conoscono bene l'orienteering mountain bike vedono che spesso nel momento in cui c'è la cosiddetta punzonatura alla lanterna, poi c'è un momento di esitazione prima di ripartire, perché ricordiamo bisogna consultare la cartina
girare in questo caso anche la tabella, guardare la bussola e poi ripartire. Ma attenzione, vediamo, ecco, arrivare molto bene, mantiene la seconda posizione la nostra Stella Varotti, l'atleta di Parma. Attenzione perché sul percorso c'è anche Laura Scaramonati. Sono molto soddisfatto, ho cambiato seconda al lancio in prima frazione a 30 secondi dalla Svizzera e l'ho vista, ma sul finale c'era un giretto troppo corto e non ho fatto in tempo a prenderla, quindi per adesso siamo argento virtuale, solo che mancano due frazioni, aspettiamo Varotti e Cipriani. Aspettiamo anche noi Varotti e Cipriani, davvero, perché se viene confermata questa situazione di classifica c'è da gioire al termine di questa staffetta. Intanto siamo ancora con gli Elite, qui non fa tempo nemmeno Andrea, il commissario, anzi responsabile tecnico del settore mountain bike orienteering, Visioli, a rinfrescare il frazionista azzurro, perché è scappato davvero via. Sì, era Mario Ruggero che stava andando veramente bene, è ottavo in questo momento, sta mantenendo un'ottima posizione, speriamo che al momento del cambio con Origi possa dare quella sgasata finale per farci conquistare ancora qualche posizione in più. Tanto abbiamo visto, se non sbaglio, per la Finlandia partire Sarela come frazionista della squadra finlandese, via via, ecco, vedete, ora è la volta della Russia, splendida questa situazione in cui ci sono due corsie, una zona ampia per consentire agli atleti di prepararsi e ottenere il cambio, mentre gli altri in zona arrivo sostanzialmente chiudono la loro prima frazione. Un ciglio, una mura antica, una località l'Onte storica. Sì, è una località molto storica, prende il nome dal torrente Lonte che proprio sorge alle sorgenti proprio su quel territorio e lì vediamo delle mura medievali e quindi questo è una delle caratteristiche di questi piccoli paesi che sono una chicca nel territorio vicentino. Qui purtroppo c'è un fattaccio successo alla squadra juniores, perché il secondo frazionista ha purtroppo forato e, se non sbaglio, gli ultimi 5 km addirittura di corsa a piedi. Sì, Marco Bonazzi è stato sfortunatissimo, ha bucato a 5 km all'arrivo, non è possibile cambiare le ruote, non poteva riparare la camera d'aria perché il copertone era uscito dal cerchio, insomma veramente sfortunato, l'abbiamo visto tagliare il traguardo in lacrime. C'è da dire che lui è anche un ottimo podista e per quanto possa aver corso ha comunque perso una decina di minuti. E intanto c'è il cambio tra Vanotti e Cipriani, allora andiamo a sentire Stella. È stata perfetta, ho fatto una gara pulitissima, non ho mai fatto errori, avevo solo un po' di mal di gambe, il mio unico rammarico, penso ancora dalla gara di ieri, per cui non ho mai forzato, ho cercato di fare la gara più perfetta che potessi e a parte qualche piccolo errorino direi estremamente soddisfatta di oggi. Estremamente soddisfatta Stella Varotti, c'è da dire che ha saputo mantenere questa seconda posizione virtuale, adesso tutto è nelle mani di Milena Cipriani. Sì, è un'emozione unica, credo che Varotti abbia fatto la frazione della vita, è giovane però ha fatto veramente qualcosa di spettacolare, ora tocca a Milena Cipriani, è un atleta di esperienza, speriamo che sappia mettere a frutto questa esperienza. Ed ecco ancora purtroppo Bonazzi, siamo negli ultimi metri, l'avevamo visto nella parte nord del paese di Alonte ancora di corsa e qui completa davvero in lacrime, dà il cambio a Riccardo Rossetto se non sbaglio e dunque chiude tra le lacrime, disperato, viene consolato dallo staff azzurro e dagli organizzatori, peccato davvero per la squadra juniores che poteva davvero dire qualcosa di interessante in questo campionato mondiale, in questa staffetta. Ora ci attendiamo a questo punto davvero grande risultato da parte della squadra femminile ma anche dai senior maschili, dopo Mario Ruggero, Jaime Origi impegnato, eccolo inquadrato in questo momento, un altro atleta che sta davvero ricercando in tutto e per tutto una medaglia o un piazzamento di prestigio, Pietro. Sì, anche lui è encomiabile per l'impegno che sta mettendo, non è un professionista ma si impegna e si allena come un professionista, sta andando fortissimo, al momento il suo intertempo è il terzo migliore.
Terzo miglior intertempo, dunque attenzione perché potrebbe anche recuperare molto bene la squadra maschile ai fini della classifica di questa gara davvero spettacolari. C'è la volontà a questo punto, Gabriele, di far diventare queste zone davvero un percorso, non dico stabile, ma comunque frequentato dagli amanti degli orientamenti. Sì, vorremmo far diventare proprio queste aree dei punti permanenti di eccellenza, soprattutto per la mountain bike orienteering, quindi vorremmo consolidare questo progetto che con il mondiale vuole essere un punto di partenza per tutto il territorio, e non a caso abbiamo coinvolto altre discipline come il golf, il mountain e il nordic walking per aprirci a far sì che questi scenari così meravigliosi diventino una vera e propria palestra a cielo aperto. Dato abbiamo visto anche con già la gioia della Danimarca che pregusta la vittoria della gara della categoria juniores maschili, sono in buon vantaggio con Rasmus Agard, con Andreas Bergman e Andreas Pochowski, sono i tre atleti della squadra danese che stanno guidando la classifica. Per loro davvero un campionato incredibile, la Danimarca lo merita davvero per quello che ha saputo dare fin dalla prima giornata di gara con il primo titolo della categoria elite femminile. Qui vedete anche il lavoro, il grande lavoro da parte degli operatori della produzione di questo campionato, immagini spettacolari che hanno saputo offrire il meglio di questa disciplina, i paesaggi, i panorami mozzafiato di queste zone, ma soprattutto esaltare le gesta sportive di questi atleti. Qui ancora siamo nella zona alta di Alonte, il paese è alle spalle, grande impegno da parte di tutti, fin dal sindaco in primo piano, Luigi Tassoni e l'assessore allo sport del comune Stefania Brun, che sono stati presenti assieme naturalmente anche ai vertici della FISO, il presidente Sergio Grifoni, che è stato naturalmente in queste giornate sempre presente, e qui eccoli, sono pronti ad abbracciare perché vince dunque anche nella grande categoria elite la Danimarca, davvero sono festosi, incredibile, eccoli, li vediamo questi grandi atleti della categoria, e sono dunque Bjarke Frefslund, Lasse Brun, Erik Svotgard, i tre atleti, naturalmente la pronuncia è quello che è, ma con questi nomi, mentre siamo alla Svizzera, perché attenzione invece nella gara femminile c'è Christine Schaffer, già pluricampionessa mondiale, quest'anno o in questa edizione ancora non ha gustato il podio, forse potrebbe essere la volta buona, Pietro. Credo che sia veramente la volta buona nella staffetta, al contrario nella staffetta ovviamente abbiamo la possibilità di vedere gli atleti arrivare sul traguardo e vincere, non dobbiamo aspettare l'arrivo di nessun altro, chi arriva per primo ha vinto. E siamo con la Repubblica Ceca che festeggia, in questo caso siamo con il terzo posto con la categoria juniores, se non sbaglio, con i fini di... Oh no, scusate, il secondo posto elite, abbiamo già visto il terzo posto con gli junior, quindi il secondo posto della Repubblica Ceca, 2:42:59, mentre chiude in questo momento al terzo posto la Finlandia, e dunque ancora una medaglia, ancora un trionfo per gli atleti finlandesi. Il podio dunque degli elite maschili, Danimarca, Repubblica Ceca, Finlandia, e purtroppo scende dal podio l'Italia. Contavamo sul grande recupero di Jaime Origi che segnava il terzo tempo nella sua frazione dopo Piero Turra e Mario Ruggero, e invece niente da fare, sfuma il sogno di una medaglia, eccolo Jaime Origi che va a chiudere. Ci regala anche un momento di freestyle con questa ruota posteriore sollevata e chiude, niente da fare purtroppo, dunque 2:48:37 il tempo. Siamo invece all'arrivo
Nella gara femminile, ecco, infatti confermato, incredibile davvero, con Christine Schaffner e assieme a Ursina Yagi e Maya Rottweiler, l'avevamo vista nella prima frazione, che vanno dunque a vincere con 2 ore 42 e 57, soddisfattissime, grande momento di gioia e festa, si scattano le foto anche con le altre componenti. E qui, attenzione, perché al secondo posto c'è addirittura la Lituania, la grande sorpresa sicuramente di questo campionato, incredibile davvero la formazione. E qui arriva, attenzione, arriva la Danimarca, al terzo posto, ma attenzione, perché non viene confermato al momento il risultato della Danimarca, Gabriele. Sì, sembra che ci sia un errore di puntulatura, per cui la gioia che vediamo dell'atleta potrebbe essere sub giudice. E dunque attenzione, perché pare appunto non ci sia stato nell'intermedio. Attenzione, intanto va a chiudere Milena la russa della formazione, eccola, infatti avevamo intravisto sullo sfondo Milena Cipriani a chiudere, niente da fare, peccato davvero, ha perso molto, adesso cercheremo di capire perché. Proprio da Laura Scravonato, c'era questo argento che continuava a vagare nell'aria, poi purtroppo scivolati al sesto. Sì, abbiamo sognato fino alla frazione di Stella, io ho cambiato seconda e Stella anche, avevamo anche un buon margine sulle terze di quasi 3 minuti, ma la staffetta è così, quindi Cipriani ha avuto qualche problemino con la cartina in terza frazione e siamo scesi al sesto posto. Stella, sei andata una delle tue migliori prestazioni oggi sicuramente. Sì, è vero, assolutamente d'accordo, ho fatto penso la miglior gara di tutta la mia carriera oggi. Comunque un sesto posto, sesta squadra femminile in questo mondiale a 30 squadre, è davvero un bel risultato. Sì, rimane la miglior prestazione di sempre per una staffetta femminile, sì, ai mondiali. Laura, la sprint domani, eh? Ultima chance. Sì, è proprio la gara che mi si addice di meno, però oggi pomeriggio, domani mattina cercherò di concentrarmi e cambiare strategia, perché la sprint è una gara tutta particolare, è l'opposto della long, quindi devo cambiare proprio mentalità, ci provo. Jaime, tutto sommato alla fine un bel risultato, la sesta squadra di questo mondiale nella gara staffette. Sì, dai, un bel risultato, così portiamo a casa tutti e tre un diploma e io ne aggiungo un altro, non c'è la medaglia per ora, però 2 diplomi vanno già bene. Peccato di non aver passato l'Estonia, anzi di averla passata, di essermi fatto superare alla fine, però non ne avevo più per ripassarlo. Gara stremante, oggi ancora il gran caldo, ma ha funzionato il terzetto? Sì, diciamo che comunque il caldo era meno fastidioso perché le salite erano meno dure e quindi avevamo più aria andando più veloci. E per quel che mi riguarda ho fatto una buona gara, alla fine possiamo anche essere abbastanza soddisfatti. Soddisfazione per questi risultati, questo mondiale che comunque ancora dopo la prima giornata non regala altre medaglie. Non regala medaglie, ma stiamo dimostrando di essere una squadra molto forte, una squadra compatta e siamo lì. I primi hanno qualcosina in più, però possiamo dargli fastidio. State crescendo? Stiamo crescendo di anno in anno e questo sesto posto vuol dire tanto per noi comunque. Abbiamo messo dietro squadre molto blasonate, una bella soddisfazione. Soddisfatti tutti, dunque 2 sesti posti, si chiude questa staffetta di Alonte, siamo con il podio della categoria juniores femminili, dunque con Russia, Finlandia e Repubblica Ceca, per il maschile Danimarca, Russia e Finlandia, poi con la gara Elite Svizzera, Lituania e Slovacchia e a questo punto poi anche la podio della categoria maschile con Danimarca, Repubblica Ceca e Finlandia. Finlandia a chiusura di questa gara di Alonte.
Bene, davvero è stata ancora una grande giornata di sport, tanto spettacolo, davvero questo mondiale sta regalando non solo soddisfazioni all'Italia ma anche ai tanti appassionati di questa disciplina sportiva. Ringrazio Gabriele Viale del comitato organizzatore di questo mondiale, Pietro Ilarieti dell'ufficio stampa della federazione. Domani è l'ultima giornata, siamo dunque in chiusura, verso la chiusura di questo splendido mondiale, di questa manifestazione ospitata in provincia di Vicenza. Ci sarà la sprint a Sossano, sempre provincia di Vicenza. Appuntamento a domani.